con la lavanda dei piedi, il Signore diventa servo della sua creatura e ci rende degni di partecipare alla comunione con Dio. Pensiamo dunque a come possiamo essere noi servitori dell'altro fratello. Dio aspetta da noi almeno la disponibilità di fondo ad essere a servizio reciproco, un servizio senza riserve sul suo esempio. Il Giovedì Santo ci dona un unico movimento d'amore, composto da Eucaristia e carità fraterna. Sono due poli che si richiamano a vicenda. Non si può celebrare una vera Eucaristia se non si è protesi al bene di chi ci sta accanto. Cosa vuol dire per te servire l'altro? Che valore dai all'Eucaristia? Come vivi il momento dell'adorazione eucaristica?